Leggete, siamo alla seconda partita con Wolfenstein The New Order. Siamo nei panni dell'agente Blazkowicz, Seconda Guerra Mondiale 1946, a differenza di quello che racconta la storia. Insomma, la guerra è ancora in atto e la forza nazista è al top della sua potenza. Ci stiamo infiltrando. E stiamo agendo con un approccio furtivo, raga, quindi c'è da insomma esplorare un pochino l'area e vedere un po' un attimo com'è la situazione. E ci stiamo praticamente nella prima partita c'è stato praticamente un assalto a una fortezza nazista e insomma è andato tutto a puttane, diciamo. Sono dietro le linee nemiche dentro questa base. E niente raga, adesso devo agire in modo furtivo, cercare di capire come procedere. Eccoli. Ok. Va bene. Questo ce lo prendiamo. Io sto giocando in modalità difficile, raga, quindi cerco di agire al massimo della furtività per quanto mi possa essere possibile, insomma. Però è bella sta cosa, mi piacciono i giochi dove danno appunto la possibilità di, insomma, di interagire in modo furtivo, in modo. Ok, la mappa dell'area. Ok, il bunker è qua. Perfetto. Ok, qua dovrebbe essere da dove sono arrivato. Perfetto. Va bene, allora lasciamo un attimo giù la mitragliatrice. Andiamo di stealth ancora un attimino. Vediamo cosa c'è lì in basso a sinistra. Ok, piano. Ok. Porte del codice Enigma. Cos'è? Recupera le parti del codice Enigma per decifrare le note del codice presenti nella sezione extra del menu principale. Ok, si tratta di collezionabili, quindi. Qua, vedete, era dove eravamo nel video precedente. Praticamente potevo far saltare probabilmente questa porta oppure far saltare l'ingresso dall'altra parte. Io facendo questa cosa ho recuperato il silenziatore per la pistola, che appunto mi dà la possibilità di fare un po' di stealth. Allora, vediamo tutorial. No, a me serve la mappa. Ok, direi che quell'ingresso lì è quello da seguire. Io questo me lo porto dietro. Anche se è un po' lentino, raga. Oh, attenzione. Ok. Piano. E qua ritorniamo all'ingresso, perfetto. Medaglia d'oro. Boh, vabbè. Munizioni. Munizioni. Devo capire dove andare adesso. Perché allora, questa struttura mi pare sgombra.
Ok, devo salire di qua forse. Sì, perché io sono arrivato da questa parte, perfetto. Allora, come dicevo, in modalità difficile cercherò di avere un approccio più furtivo possibile. Però questo mega mitragliatore lo voglio anche utilizzare, quindi. Merda! Ecco. Ci vorranno un sacco di fottute funi per salire lassù. Ok. Mi sta piacendo, raga, mi sta piacendo perché mi piace questa cosa della salute, mi piace questa cosa che, insomma, dove appunto bisogna sempre andare alla ricerca di munizioni, mi piace. Raccogliamo tutto. Ok, ci troviamo qua, quindi. Vabbè. Oh, brandine. Qua c'è un botto di roba, ma veramente tantissima. E vabbè, niente, oh, nel caso appunto resto senza munizioni, insomma, posso sempre ritornare qua, credo. Continuiamo a esplorare. E lì c'è veramente ho lasciato giù un arsenale, raga, con questa roba dello stealth e col mitragliatore. Ok. Merda. Ok. Ok. È morto? Ok. Va bene. Allora, raga, vado a recuperare tutte le munizioni lasciate indietro e poi ritorno di nuovo da questo punto. Ah, devo veramente gestire bene l'inventario, raga, perché e mi sta piacendo questa cosa, perché veramente con solo questo scontro, brevissimo scontro a fuoco che ho fatto, ho utilizzato una marea di munizioni ed è difficile poi recuperarle giocando in modalità difficile. Adesso mi dice che sono al massimo, però ok, queste qua mi dice che sono al massimo, quindi io adesso faccio una cosa di questo tipo e magari utilizziamo questa, no? Almeno. Ok, almeno libero, insomma, sfrutto sempre l'arma, cerco di sfruttare sempre l'arma con più munizioni in modo da non restare mai senza, no? In modo da riuscire a raccogliere tutti i proiettili presenti nell'area. Al massimo, ok. Ok, facciamo fare sto minchia di camminatore. Via. Merda. Vai giù. Merda, 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 merda. Oh. Vaffanculo, bastardo.
Va bene. Boh, qua gli aerei, insomma, li vedo un po' difficili da battere. Ok, andiamo avanti. Casco. Berlino. Il Führer afferma voglio la pace. Ok, al massimo, al massimo, al massimo. Vabbè, di munizioni. Cos'è sta roba? E quindi? Ma cosa significa? Un attimo, qua c'è un punto di domanda. Qua c'è un passaggio segreto, raga. Oh! Ho sbloccato qualcosa, bene. Porte del codice Enigma, ok. Va bene. E anche questo è stato raccolto. Merda! Troia. Vieni. Guarda. Finita. Merda! Ok. Di qua. Posiziona, ti vengo a prendere, bastardo. Ok. Merda! Un attimo, vediamo la mappa, non è che posso fare un altro tipo di giro? No? Di qua? Di qua non si passa. Ma io ho le granate! E vattene a prendere in culo! Disattivo i cannoni. Ma merda! Boom. Boom. Buono. Raga, io ovviamente le parti dove vado a recuperare tutte le munizioni io le taglio, perché sennò viene fuori un video, insomma, veramente lunghissimo e, insomma, veramente passano le ore. Comunque, niente, io qua adesso ho
ero arrivato da qua, no? Ho salito queste scale, ho recuperato un po' tutto quello che, insomma, avevo lasciato, adesso dati i nemici. Qua c'è una stanza sulla destra e c'è qualcosa da raccogliere. Ecco qua. Lettera. Qui ovviamente se prendo la salute vado in sovraccarico, cioè la mia salute sale e poi tende sempre a scendere, insomma è un po' inutile prendere la salute, raccogliere la salute, secondo me la cosa migliore è lasciarlo un attimo da parte e eventualmente, dato che comunque stiamo giocando in difficile, qua dove ho usato il cannone siamo ritornati dove eravamo prima, questa ce la chiappiamo. Visto che le munizioni scarseggiano in difficile, poi in normale non so se qualcuno che vedrà, se vedrà questo, qualcuno vedrà il video, insomma, potrà dirmi se in normale sono così, insomma, col braccino corto in termini di munizioni, che insomma è la cosa che mi piace poi, che mi sta piacendo. Giubbottino. Ok, il camminatore bastardo l'abbiamo fatto saltare, quindi è un'ottima cosa. Al massimo, al massimo. Ok, allora, al massimo. Quindi 2,90. Ok. Ok, quindi questi proiettili qui corrispondono ai fucili d'assalto. Questa qua è la mitragliatrice, perfetto, va bene. Munizioni leggere, ok. Cristo! Zed è più vicino di quanto non lo sia mai stato. Hai una brutta ferita, soldato. Ferma l'emorragia. Se eliminiamo il generale, arginiamo la macchina bellica turca. Se falliamo, ci mangeranno a colazione. Tutto ok, ragazzo? Signore, mi lacrimano gli occhi e mi sento male. È normale? Sei nervoso? Ti insegno un trucco. Inspira. Conta fino a quattro. Espira. Conta fino a quattro. Tutto qui. Mentre dei fottuti Frankenstein nazisti le arrostiscono le chiappe, cominciate a prepararvi. Questa volta porteremo a termine il lavoro. Andiamo, muoversi, via! Sai che è arrivato il momento di far casino sul serio, eh? Sei già stanco, pilota. È una guerra, non una passeggiata domenicale. Una buona squadra. Come padre e figlio. Bene. Capitano Blaskovic, Gates, Benson, avete un compito semplice. Scalate questo muro, entrate, cercate la sala comandi di questa porta e apritela. Se trovate armi naziste, prendetele. Sono meglio delle nostre. Noi altri vi copriremo da qua giù. Poi, aperta la porta, entriamo. Saliamo all'interno della struttura e ci riuniamo ai piani alti. Troviamo Dead Set e gli spariamo in fronte. Oh! Non permettervi ansia, ragazzi, ma potrebbe essere l'ultima occasione. Se non prendiamo Dead Set, è finita. Ora per il Dead Set. Oh, merda! Thank you.
Troia. Merda. Non posso utilizzare le granate. Per quale stupido motivo? Vabbè, questo qua lo ignoriamo. Ho 19 proiettili. Oh, scusa. Mi dispiace, signore. Non l'avevo visto. Sei rimasto solo tu, Blast. Raggiungi la sala comandi e apri il cancello. Un altro ragazzo ucciso, generale. Per conto, uno di noi morirà oggi. Ok. Allora, partiamo così col silenziatore. Poi vediamo se le cose si mettono male. Salute, non ci interessa. Ok. Non c'è un Dio, che diavolo stai combinando lassù, Blasco? Scendi in sala comandi e apri questo cancello! Subito, brutta... Oh, ma deve star calmo così. Ottimo lavoro, Blasco. La porta si apre, stiamo entrando. È appena insultato fino adesso. Piani alti, ci ritroveremo lì. Ok. Allora, devo capire se c'è un comando per lanciare le granate in automatico. Allora, per lanciare le granate praticamente basta premere il tasto R1, quello di selezione dell'arma, solamente una volta. Ok? Allora, proviamo... Vediamo un... Oh, merda. Piano. Piano. Ok. Merda. Non mi ha visto. Va bene. Il cagnolino lo mandiamo a nanna. Ora sistemiamo anche questo. E questo è sistemato. Porca troia. Via. E questo qua è sistemato. Perfetto. Accogliamo tutto. E ah, raga, qua c'era un trofeo. Praticamente ho l'ho raccolto, però insomma ho dovuto ricaricare perché non, il livello perché non stavo registrando. Ciotola per cani. Come il vecchio Wolfenstein, non so se vi ricordate. Potevo praticamente mangiare la... Qualcuno. Ok. Al massimo. Chiusa. Allora, recuperiamo tutto. Tutto quanto. Allora, qui dove cacchio sono? Un attimo. Ah, ok, qua è dove ho fatto fuori il tizio. Perfetto. Qua io praticamente ritorno indietro.
Ok, io mi butto qua. Ok, allora qua c'è una porta, vediamo di qua. Questi qua però non li ho fatti fuori io. Chiusa. Qua. Chiusa. 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 E chiusa. Ok, allora niente di qua. Ok, qua dove ho killato il generale, raga. Quindi, praticamente sono tornato indietro, potevo utilizzare due approcci, anche quello furtivo. Ora, qui, vedete che c'è un punto esclamativo sopra, vicino al mio punto verde? Sembra possa passare attraverso questo tunnel. Ma il problema è che non so come entrarci qua dentro. Almeno che faccio una cosa di questo tipo, no? Proviamo a lanciare una granata. Merda! Come cavolo faccio a salire qua? Allora, un attimo. Cazzo! Perché ho fatto casino. Adesso ho pure sprecato dei colpi per il silenziatore. Ah, ho capito. Ho capito, ho capito. Giù di qua. Allora. Ehi, che è sto rumore? Ah, poi praticamente, raga, adesso io non so se me lo fa, se me lo fa rifare, però avevo scoperto che potevo anche lanciare i coltelli, però adesso non riesco a capire perché non me lo fa più rifare, perché ho dovuto ricaricare appunto la partita, perché non stavo registrando. Ho trovato un coltello, ma ho detto che potevo anche lanciare i coltelli, poi mi sono reso conto che non stavo registrando, ho stoppato. Vabbè, fa niente, dai, adesso lo troveremo un coltello. Molto probabilmente. Allora, qua sotto, se scendo qua. Allora, vediamo un attimo. Merda. Sistemiamo sto tizio. E andiamo con questa qua, perché non svegliamo il cagnolino. Ok, ottimo. Ok, di qua si sale. Secondo me la strada principale è proprio lì in alto. Questo cos'è? Un trofeo. Perfetto. Ok, allora di qua, salute. Non ci serve. Munizioni sono al massimo. Commissionare un ritratto al servizio del tuo ego. Generale, che spreco di colore. Ok, torniamo un attimino indietro. Torniamo un attimino indietro e ci buttiamo giù di qua. Voglio vedere se effettivamente scendendo giù di qua riesco a scoprire. Ok. Infatti, visto? Ho trovato il codice, mi trovo qua. Ora, in questo buco dovrei praticamente ritornare nuovamente dove ero prima, che era il passaggio che non riuscivo a capire come arrivarci. Eccoci nuovamente qua.
Perfetto. Allora, abbiamo preso tutto, possiamo ritornare indietro e salire per quelle scale a chiocciola. Mi piacciono i livelli labirintici, mi piace la gestione delle munizioni, mi piace armatura al massimo, mi piace la sensazione che si ha, insomma, gestendo le armi. Anche oh, piano. Uno è qua. Uno è là. La ciotola di un cane. Attenzione. Merda. Oh, piano. Nessuno mi ha sentito. Nessuno mi ha sentito. Lì c'è il comandante, eh? Qua io ho visto qualcuno qua dietro. Eccolo. Aspettiamo che passa, raga. Eccolo il bastardo. Vaffanculo. Salute. Porta chiusa. Andiamo a prendere lo stronzo. Allora, vediamo qua. Un attimo come si è messi. Ah, di là ci sono anche delle scale. Ok, piano. Procediamo con calma. Chiusa. Allora, ok, scale di qua. Cazzo. Merda. Un attimo. Tu vai a fanculo. Ecco lo stronzo. Non ci sono altre guardie, vero? Quindi. Pam. E sistemiamo anche il cagnolino. Ok. Ok. Sto andando forte, eh. Forse, raga, avrei dovuto fare di la difficoltà Uber. Perché, insomma. Qui c'è una porta chiusa, tra l'altro. E non ho la più pallida idea di come si possa accedere. Attenzione, F. F, raga. FF, qua c'è un passaggio. Proviamo a scendere. Dietro il quadro. Qua dietro c'è un passaggio, devo trovare magari un interruttore, qualcosa. Attenzione. Ok. Vaffanculo. Rinforzi inviati, merda. Mi sa che ci sono dei cani qua dietro, eh? Ecco i cani, prepariamoci. Ok,
Ok, a posto. Qua abbiamo preso tutto, possiamo proseguire. C'è solamente da sistemare lo stronzo sulla mitragliatrice. Vaffanculo. Boom. Ottimo. Bene, gente, andiamo avanti nel prossimo video. Spero che la partita vi sia piaciuta. Un bel mi piace, un'iscrizione al canale se vi va e bella.